Il progetto della grande opera della Fondazione Carisap pare che stia per vedere la luce grazie a un accordo di programma realizzato tra la Fondazione stessa, il Comune con la supervisione della provincia e l'azienda del gruppo di Gaetano Malavolta. Quindi si riuscirà ad avere questo terreno che sarà ceduto gratuitamente dalla ditta alla Fondazione e verrà realizzato questo impianto Anima in base alle sollecitazioni dei cittadini e al genio architettonico di Bernard Chumy. Un atto che definite complesso, una giornata che definite storica. Presidente. Guardi, è una giornata di grandissima soddisfazione. Preciso che oggi non abbiamo però realizzato in realtà un accordo di programma, abbiamo stipulato proprio l'atto di donazione. Cioè oggi l'azienda Gruppo Malavolta con partecipazione del Comune ha trasferito la proprietà dell'area subordinata a una serie di condizioni, la principale delle quali è il famoso modus di cui noi abbiamo sempre parlato, è volta a garantire alla comunità che quest'opera risponderà da un lato alle indicazioni, anzi soprattutto alle indicazioni della comunità di Grotta a Mare che vuole la struttura Anima e dall'altro lato a far sì che quest'opera, ed è il fine per cui noi nel 2007 iniziamo questo percorso, quest'opera serva a favorire il processo di identificazione di questa nostra comunità nel mondo. Questa è la nostra ambizione, soprattutto di fronte a una grande crisi come questa. Noi riteniamo che uno dei filoni su cui puntare sia il turismo e riteniamo che in questo contesto è necessario effettuare investimenti significativi e importanti per favorire la nostra identificazione. Sindaco, prima parlava di 50-60 milioni di euro che nei prossimi 10 anni diciamo, si riverseranno sull'economia grottamarese per via di questo progetto e degli aspetti correlati come l'albergo, la bretella di collegamento con la Valtesino. Sì, saranno circa 9 milioni di euro le opere che riguardano il pubblico, 4 milioni di opere pubbliche che la ditta si impegna a fare extra accordo, cioè extra obbligo, più altri circa 4 milioni e mezzo di opere di urbanizzazione che gli competono in quanto ente attuatore di una urbanizzazione, di una convenzione col Comune, più quello che è l'investimento previsto dal privato per realizzare le sue strutture, diciamo circa 30 milioni di euro, più quanto fortunatamente e con grande generosità la Fondazione investirà su questa grande opera, complessivamente adesso io dico 50-60 milioni per dare un ordine di grandezza, ma quella probabilmente sarà l'ordine di grandezza dell'investimento e dei lavori che verranno eseguiti su questo territorio. Voi capirete che in un momento come questo ragionare di futuro con la prospettiva di avere a Grotta a Mare 50-60 milioni di opere da eseguire, quindi di lavoro da fare. Guardate, il Piceno negli ultimi 5 anni sono persi qualcosa come 9.000 posti di lavoro e allora risposte di questo tipo sono devono essere guardate da tanti punti di vista. Quello del tentativo di rilancio economico non è secondario, anzi è uno degli aspetti più importanti e più qualificanti di questa operazione. È un'operazione coraggiosa da parte di tutti, da parte della Fondazione che si è messa in gioco in maniera straordinaria, da parte del privato che in una situazione come questa propone una operazione importante, molto importante. Il privato poteva stare lì alla finestra ad aspettare tempi migliori avendo acquisito già il diritto a realizzare quelle volumetrie, non gliele poteva togliere nessuno, lui ha comprato volumetrie da PRG, non gliele stiamo regalando, lui le ha comprate perché erano previste nel PRG, poteva stare alla finestra, invece si è messo in gioco. Il Comune di Grotta a Mare che si è inserito in questa operazione e ha portato a termine un'operazione così complicata e complessa insieme alla provincia, insieme alla regione, insieme alla fondazione, insieme al privato. In un anno, abbiamo cominciato a febbraio dell'anno scorso, siamo a giugno, abbiamo completato l'iter. Mi pare che complessivamente tutti quanti abbiamo fatto la nostra parte.